ospedalità privata, c'è la necessità di rivedere questi tipi di prestazioni che in qualche modo non consentono anche di poter dare il giusto supporto a quelle che sono le criticità del Servizio Sanitario Nazionale, in particolar modo sul fronte delle liste d'attesa. Qual è la sua riflessione su questa richiesta? Che è naturalmente in una riproposizione quanto prima di un nuovo modello di sistema sanitario non potrà non tenersi conto anche della ospedalità privata e della case di cura private dell'AIOP. È chiaro che il nostro modello ormai è un po' datato, sì, ha 40 anni, ma in realtà li accusa tutti ed è strutturato su un modello ormai non più attuale, in cui ormai anche il privato deve avere, come oggi ha, un ruolo preponderante, importante. Si tratta soltanto di passare ad una integrazione strutturata con il pubblico ed è questo che bisognerà prevedere. Naturalmente le esigenze del privato non sono le stesse del pubblico, questo è evidente, come anche le prestazioni un po' sono differenziate rispetto anche alle tipologie. Ecco, noi dobbiamo tenere ben presente che non si può programmare una sanità se non tenendo conto anche ovviamente della sanità privata.